Cari amici, oggi dobbiamo parlare di altre cose piuttosto importanti. La prima cosa la facciamo vedere subito. Questa è la rivista Aspenia. Probabilmente la parola Aspen vi Aspen, dice qualcosa. Sì. Aspen Institute. Institute. Diciamo che sono tutte queste istituti, tutte queste associazioni che hanno sostituito, non sostituito, che hanno, si sono sovrapposte alle lobby più o meno segrete e che a tutt'oggi comunque controllano la vita pubblica in quanto rappresentano obiettivamente il potere. E questo ci deve permettere un'altra considerazione. In linea di massima, quando si parla di un potere occulto, si cita la massoneria o al massimo l'Opus Dei. Nella società statunitense non c'è più bisogno di queste organizzazioni più o meno segrete, ma ci sono tutta una serie di associazioni, tra cui la Aspen, che pur non essendo segrete svolgono un'attività di carattere segreto. Insomma, c'è una similianza sostanziale con le religioni. Continuano a svolgere il loro sporco lavoro che prima svolgevano segretamente, oramai alla luce del sole, chiamandola diciamo semplicemente in maniera diversa. Ecco, tanto che, come voi sapete, anche la massoneria in Italia, il GOI, a opera soprattutto del grande maestro Gustavo Raffi, è diventato pubblico. Cioè, non è detto che uno debba comunicare subito se c'è un adepto nuovo o meno, però operazioni che noi conosciamo molto bene, per cui abbiamo partecipato molto spesso alla presentazione di libri, a manifestazioni di questo tipo, perché eravamo invitati anche se non facevamo parte di quell'organismo. Forse stessa cosa che ha fatto anche Scientology per noi. Scientology è un'altra organizzazione di questo tipo, ma Rona Hubbard ha sempre tenuto diciamo in piedi molte staffe, ma tutte staffe del potere. Diciamo che questo Hubbard, più che un profeta, è stato un personaggio intelligente e molto preparato, perché ha pensato bene di creare una pseudo religione basandosi, come anche noi stiamo tentando di riesumare la nostra atavica religione mistica, che è mistica, che è la più antica al mondo, ricordiamoci. Assolutamente, assolutamente. Nella nostra civiltà è la più antica, che ha radici più lontane sia nello spazio che nel tempo, che noi sempre ricordiamo ossequiosamente. Certo, no? Certo. Ecco, che è il culto del grandio Priamo. Ma torniamo al discorso. Voi sapete, cari amici, che l'adesione alla Aspen da parte della attuale prima ministra italiana risale a 3 o 4 anni fa, se mi ricordo bene, e non è una semplice adepta, è la vicepresidente di questa istituzione. Esattamente. Così come è anche presidente del partito della destra europea. Come lo era l'ex ministro della finanza Tremonti, ricordiamoci, sì, sempre, anche e lui. Sicuramente anche il buon Frattini, che proprio in questi giorni ha tirato giorni le cuoia, era uno molto, ma molto introdotto. Ma lì c'era anche un altro aspetto. C'è un autore che si chiama Eric Frattini. Questa strana similitudine di cognomi mi richiama alla mente certe parentele. Questo Frattini, che è morto l'altro giorno, nel grande ex ministro degli esteri, esatto, ricordiamolo, esatto, con il grande cordoglio dei membri di questo governo, e sicuramente era parente di questo Eric Frattini, il quale ha scritto dei bellissimi libri che io ho sui retroscena dei servizi segreti del Vaticano.
Detto questo, torniamo a noi. Aspen è anche una rivista. Questo è un numero della rivista, che tra l'altro è collegato anche col Sole 24 Ore. Del 2008, intitolato Religione e politica. C'è un aspetto che noi vogliamo assolutamente sottolineare, perché non è mai stato sottolineato da nessuno, e che riguarda, il titolo è Altare e trono, la geopolitica della Chiesa ortodossa. Nessuno finora, parlando, tra l'altro hanno sempre sorvolato sulla geopolitica, comunque parlando di questo conflitto, nessuno si è soffermato a descrivere che nel retroscena dello scontro in atto oggi, che è determinato sicuramente da situazioni geopolitiche, c'è però uno scontro presente. Fa legge, fa religione ortodossa e religione papale. Esattamente. Papale, non a caso ho detto papale. Esattamente. E allora, è questa la cosa che per me è più importante al momento. E siccome non lo dice nessuno, lo diciamo noi. Avvalendoci però, ricordiamoci di bene, della letteratura, perché abbiamo la documentazione. A questo proposito, bisogna dire che c'è il vescovo, come si chiama, non metodista, ortodosso, che ci scrive sempre e ci annuncia le varie manifestazioni che tengono, eccetera. A me anche ieri mi è arrivata una comunicazione. E ci hanno perfettamente e ragione. E siamo andati pure a qualche occasione. Come no, a, quelle meravigliose alle, messe. Esatto, alle loro meravigliose messe, certo. Allora, cantate, molto belle. Molte belle cantate. Con i costumi dell'epoca. Esatto. Con la liturgia dell'epoca e così via. Allora, Altare e trono. La geopolitica della Chiesa ortodossa, indissolubilmente legata alle sorti della Russia, la Chiesa ortodossa di Mosca è considerata depositaria dell'identità, coesione e unità del popolo russo e come tale vive in un rapporto di simbiosi funzionali con il potere politico, tanto da condividerne sia le glorie presenti che le preoccupazioni per il futuro. Diciamo meglio che mentre la Chiesa cattolica non ha più nessun collegamento, che a suo tempo c'era, con l'italiano o col popolo italiano o con gli italiani o con l'Italia, perché rappresenta sempre qualcosa di estraneo nella vita del popolo italiano, la Chiesa ortodossa è strettamente connessa con tutte le vicende della Russia, e questo spiega anche la fede indissolubile del popolo russo nei confronti della geopolitica del governo russo, che sarà invincibile. Il popolo russo è sempre stato invincibile. Coeso, perché non c'ha questa dicotomia dell'Italia. Ricordiamoci sempre che l'Italia, l'Unione Italiana, è nata con un atto rivoluzionario nei confronti della abdicazione da parte del papato, perché il processo di unificazione nazionale italiano, ricordiamocelo sempre, è iniziato con Pio IX, il quale Pio IX però, dopo la prima guerra di indipendenza del 1848, essendosi accorto che le forze rivoluzionarie mazziniane erano preponderanti, si è tirato indietro. Queste sono cose che bisogna conoscere, perché bisogna sapere che Pio IX si è fatto forte di un processo ideologico pensando di poterlo cavalcare. Esatto. Questa è la ragione della nascita del Partito della Democrazia Cristiana. Questo esempio, questa metafora, anche metafora,
del giocattolo che ti sfugge dal tuo controllo è applicabile sempre, quindi anche in situazioni più gravi, più disastrose e drammatiche come viviamo in questo momento, il piano ordito da questa infame genia di personaggi che poi Giorgio illuminerà più chiaramente, è comunque destinata ad avere anche la possibilità dell'insuccesso e del crollo del loro progetto ideologico e funzionale. Quindi mai avere terrore della immutabilità degli eventi. Assolutamente. Tant'è vero che la Repubblica Romana del 1849, che poi è stata soppressa da Napoleone III, è nata proprio dal ritiro, dalla rivolta del popolo contro il ritiro di Pio IX. Oh, ricordiamo dal conflitto, quindi anche questo ricordiamocelo bene, perché il momento più esaltante della rivolta nazional popolare rappresentata dal pensiero mazziniano, noi ce l'abbiamo proprio con la Repubblica Romana nel 1849. Ricordiamo sempre che non è stata una rivolta di un'elite, ma è stata una partecipazione di popolo profonda, veramente, anche delle donne, la partecipazione, esatto, delle donne alla difesa della Repubblica, alla difesa della Repubblica anche con le armi, è stata una vicenda che ha illuminato l'Italia nel mondo, cioè siamo stati precursori anche in questo, esatto, l'esercito popolare delle donne, esatto, e non solo le croce rossine che ancora non esistevano. E quindi le donne sono nate nel secondo conflitto mondiale, nella seconda guerra di indipendenza, esatto, 1859, esattamente, anche se c'erano delle assistenti femminili durante la guerra di Crimea, ma siamo sempre nel 1854-59. Sì, 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 esatto. No, io volevo dire un'altra cosa, mi è sfuggita. Ecco, e ricordiamoci sempre, a proposito di esercito di popolo, a porta San Pancrazio sono morte 4.000 giovani romani e provenienti anche dalle Marche, dalle regioni al Gianicolo. Al Gianicolo sono morte 4.000 ragazzi, esatto, e a Mentana sono morti al Conventino, una zona che era la roccaforte garibaldina, sono morti 300 persone in un posto dove non c'era nessuno, cioè questo vuol dire che il sacrificio di sangue che c'è stato in quelle epoche lì e che quindi smentisce la nomea che gli italiani sono dei pappemolli, come si dice, il problema appunto sono gli ideali di libertà reale, vera, non quella che raccontano adesso. Esatto, e quindi la gente ha partecipato in maniera collettiva, sentita, anche se sapeva bene che affrontare i francesi con gli chassepot e tutte le altre cose erano dei fucili estremamente evoluti rispetto all'avancarica. Un fucile faceva il tempo a sparare 5, 7, 8, 10 prallottole, quando uno bravo che riusciva a mettere la cartuccia per bene c'aveva un minuto di tempo come minimo. Quindi, a di poco, anche un paio di minuti. Quando c'erano le cartucce. Allora, no, le facevano lì per lì le cartucce, ricordiamolo. Sì, quando c'erano gli strumenti per fare la cartuccia, sì, per accartocciare. Allora, cari amici, noi parleremo di questo. Parleremo della spedizione garibaldina, perché parleremo il 21 aprile, proprio perché il 21 aprile... In memoria... Il 21 aprile noi parleremo al Monte Sacro... A memoria della secessione della plebe, esatto, che diciamo immotivatamente viene chiamata così, quando in realtà, per farla capire meglio, bisognerebbe dire il primo sciopero sociale e economico al mondo, documentato al mondo. Nella storia delle civiltà, è chiaro, perché se è rimasta la memoria vuol dire che c'era una società che sapeva scrivere,
oltretutto, quindi non è cosa da poco. Poi l'associazione della plebe c'è stata nel 494, ma poi avanti Cristo, ma poi successivamente varie volte, non tutte documentate, perché quando i romani, il popolo romano si rompeva il cazzo, diceva agli usurai sfruttatori della nobiltà e del comparto senatoriale, diceva vai a fare in culo, le scarpe te le fai da te, i pozzi te li vai a scavare te, le case le costruisci te, noi ce ne andiamo per cazzi e nostri i campi al Monte Sacro. Da solo, esattamente. E la guerra te la fai da solo, perché oltretutto, oltre a lavorare, eccetera, a andare in mano agli strozzini, la gente doveva andare a fare la guerra per conto dei nobili. E la ripartizione, è vero che c'era una ripartizione dei campi e dei saccheggi anche per una parte, una porzione anche per i clan, diciamo così, per le tribù, divisa per tribù. E quindi tutti avevano poi all'interno della tribù una ripartizione, ma in genere il malloppo più grande lo prendevano i nobili e quindi erano i nobili che avevano vantaggio dalle guerre, perché ricordiamolo sempre che l'espansione di Roma, anche dell'impero, è sempre stata il risultato della necessità di Roma di andare a catturare, a depredare per mantenere in piedi le spese militari. Ecco il perché Roma era così forte. Era forte perché c'era questa una specie di oggi in America. L'America conquista. Era una specie di sistema chiamiamola captazione. No, del truffatore seriale. Cioè che truffa l'altro per pagare il vecchio, no? Sì. Come si chiama il sistema, un nome italiano di quel truffatore? Non te lo so dire. Truffatore, al momento non mi viene. Quel truffatore americano degli anni 20-30 che poi è passato alla storia perché foraggiava i nuovi adepti. Lui era americano, era francese. Era italiano, un nome italiano ma americano. Adesso mi viene in mente, vabbè. Questo per dire che questa procedura è stata negli anni utilizzata per molti vantaggi per alcuni noti. In particolare i noti erano quelli che poi hanno fondato le banche, e cioè quelli che poi diventavano papi perché c'erano le banche, diventavano imperatori perché potevano pagare le legioni per andare su Roma e conquistare l'impero. La logica del potere sempre è sempre la stessa. Con la grana. Anche Giulio Cesare, ricordiamo che Giulio Cesare, la guerra di Gallia, la guerra di Francia, la conquista della Francia, è stata dovuta al finanziamento di Crasso, se mi ricordo bene, che voleva i soldi. Quando è tornato, fortunatamente ha vinto e quindi aveva un bel bottino. Quando Crasso gli ha chiesto i soldi, col cazzo che te li do. Nel frattempo era pure morto Crasso. Che è morto. Sono le guerre contro Crasso. È vero, c'ha ragione, scusa, mi confondevo. Soprattutto guerre navali. Sì, allora, sì. Ritorniamo al discorso iniziale. No, poi Crasso è morto in Oriente, quindi... È scappato. Sì. È scappato ed è stato ucciso da chi l'aveva accolto. Certo. E la sua testa è stata portata I sicari, Cesare. Che non erano quelli palestinesi, perché i sicari deriva da sica, che era pugnale. Il pugnale che usavano in Palestina, in Siria, in termini più... Allora, ripeto, parleremo il 21 aprile al Monte Sacro, perché quando ci fu l'ultima spedizione garibaldina per la conquista di Roma... Quella del 67. Prima dell'arrivo... presa di Porta Via, Prima dell'arrivo del Regno d'Italia, cioè del Regno di Piemonte... No, poi Regno di Sardegna. Sì. Regno di Sardegna. Poi trasformato il Regno d'Italia a Firenze. Certo. Nel 61. Prima noi siamo arrivati di Sardegna. Il regno di Savoia sono arrivati a Roma nel 70. Sì. Ci fu questa spedizione che ha citato Orazio prima, e loro si erano spinti, le avanguardie guidate da Garibaldi stesso, si erano spinte fino al Monte Sacro, e lì uno dei... L'episodio di Villa Glori, no? Ricordiamolo. No, un'altra cosa. L'episodio di Villa Glori è di quell'epoca, ma ci fu un gruppo distaccato, certo.
tipo Pisacane, di cui c'erano tipo Pisacane, di cui c'erano i fratelli Cairoli, uno esatto. Morì proprio in quello scontro, che si erano distaccati e scendendo per l'Aniene erano arrivati alla località Villa Regoloni. Erano una quindicina di cui alcuni sono morti. Esattamente, cioè di cui uno è Enrico Cairoli. Sì. Cairoli poi sarebbe, Benedetto Cairoli poi sarebbe stato anche capo del governo italiano. Ma uno dei commentatori di questa impresa, leggeremo questo aspetto, che assieme ad altri delle avanguardie raggiunsero l'altezza di Monte Sacro, ebbe dietro le spalle Garibaldi che gli pose una mano sulla spalla e disse: qui ci fu il giuramento, quindi Garibaldi lo sapeva perfettamente. Certo, ma no, e noi citeremo proprio questo passo. Storicamente lo sapevano tutti i personaggi più importanti, come anche il conquistatore del Centro America, del Sud America, come si chiamava? Anche all'ambasciata venezuelana siamo andati a commemorare il... Uffa! Oh! No! C'è anche un paese che si chiama con suo cognome... Certo! Simón Bolívar! Oh! Vabbè, mancava il Simón. Andiamo avanti. Come tutta la Russia, il patriarcato di Mosca si sente assediato. La federazione non è protetta da frontiere naturali, né a sud né a ovest, ed è attraversata da linee di frattura etniche e religiose. È costante quindi il pericolo di frammentazione, di indebolimento dello Stato, di ingerenze straniere e di saccheggio delle ricchezze nazionali. Tale rischio può essere fronteggiato solo da un potere forte centralizzato, sostenuto dal consenso patriottico della popolazione. Questa è la realtà della Russia di oggi, la quale, ricordiamocelo bene, si difese con le unghie dall'attacco degli occidentali nella guerra di Crimea. Si cerca sempre a non ricordare la guerra di Crimea, che in realtà è stata all'origine dell'Europa di oggi. Perché nella comunità europea, diciamo, va. Il gioco geopolitico che portò alla guerra di Crimea, e la guerra di Crimea era una lotta fra l'atlantismo e il continentalismo. Esatto, come adesso. Euroasiatico. Come adesso, e dove l'atlantismo, cioè francesi e inglesi, erano scesi in campo a difesa della Turchia, perché all'epoca lo zar cercava di impossessarsi dei territori dell'Azerbaigian, dei territori che erano della Turchia. Certo. Perché il problema è sempre lo stesso: se noi esaminiamo la questione dal punto di vista geopolitico, vediamo perfettamente che la Turchia è sì membro della NATO, ma fino a un certo punto è sempre la seconda Roma. Esattamente. Cioè loro vanno avanti con il loro tentativo plurisecolare di riaccumulare tutte le parti dell'impero che era poi l'ex impero d'Oriente. Ricordiamoci sempre d'Occidente, scusa. Costantinopoli è la seconda Roma e Mosca è la terza Roma. Certo. E queste Rome qui non mollano, non cederanno mai, si arrenderanno proprio mai. Proprio ieri ho visto una piantina che rappresenta il territorio dell'impero d'Oriente all'epoca di Costantino. No, di Teodorico. Teodosio. Teodosio, no, dopo, del 550. Di Giustiniano. Giustiniano, ecco, non mi veniva, di Giustiniano. Attorno al 550 ed è più o meno l'impero che noi immaginiamo d'Occidente meno la Spagna, la Francia e un pezzo l'Italia. Giustiniano l'aveva già riconquistata, certo, c'era e un pezzo del Corno d'Africa
non del Corno d'Africa, scusa, dell'Africa del Nord, lì sulle certo. Bocche di Bonifacio, bocche di Ercole, le colonne d'Ercole. E l'altra parte spagnola dove c'è il promontorio, esattamente, come cavolo si chiama? Che è stato Gibilterra, che non a caso è dell'Inghilterra, e poi è tutt'oggi parte della Libia, dell'Egitto e tutta, a parte la Francia e la Spagna in particolare e qualche pezzo della Germania, del Belgio eccetera, il resto è uguale. Quindi questo per dire che l'impero è durato anche almeno fino al 550. E poi sono subentrati i Sassanidi, sono subentrati gli Ottomani, eccetera, e quindi poi hanno perso gradualmente, con il disfacimento morale che c'è stato in quell'epoca, in quegli anni lì, quegli anni attorno al 600, 700, 800, che poi ha portato alla situazione attuale, che però la Turchia non vuole accettare, vuole recuperare certo. Quello che ritiene il loro territorio. E facendo questo gioco di intermediario tra Occidente e Russia, spera di guadagnare da ambedue le parti. Certo. Questo certo. È il grande gioco certo. Di Mubarak. Certo. Certo. Quale Mubarak? Che cazzo Mubarak? Erdogan. Il che significa che per conoscere la storia bisogna conoscere la geopolitica. Malgrado la difficoltà di considerarle separatamente, nella Chiesa ortodossa russa sono individuabili tre distinte tendenze geopolitiche. A. La prima è di natura propriamente ecclesiale e riguarda sia lo spazio canonico russo che l'intero mondo ortodosso. C'è questa cosa molto importante, tenere presente. Un conto è lo spazio russo, un conto è la religione ortodossa, e comunque non rinuncia e non ha mai rinunciato ricordiamo alla connessione con le altre. Ricordiamo fra le altre cose che anche San Nicola nel 300... Nicola da Bari! Dalla Siria veniva, sì, veniva da Smirne, sì. Però... Era anche lui nel 350 circa, quando è morto, era ortodosso. Esattamente. I primi cristiani fino al 400 avanti Cristo, Teodosio dicevamo prima, erano tutti ortodossi. Poi abbiamo fatto vari video alcuni anni fa, in cui io elencavo, eppure te abbiamo elencato, non so quante innovazioni apportate nell'arco dei secoli, tra cui l'ultima, quella dell'ascensione della Vergine Maria, esatto. E il riconoscimento della Vergine Maria yeah. Come Madre di Dio, Vergine, esatto. Eccetera, del 1950. Quindi adesso per esempio è stata trascinata a umma in silente osservanza il fatto che fino all'altro ieri i froci erano perseguiti, adesso ha detto il Papa chi sono io sì. Per condannare, per giudicare, ma cazzo, culi altrui, stai lì a fare il guardiano del faro, sì. Messo apposta per questo motivo, e chiamiamolo faro. Lasciamo stare, va, andiamo avanti. Allora, però la gente tranquilla come niente fosse, ma certamente, nessuno dice niente perché non ne frega un cazzo a nessuno. Cari amici, ricordiamoci bene che proprio in questi giorni si è svelato il mistero di tanti personaggi che dicevano di essersi vaccinati. Ah, sì, personaggi bellissimi. pubblici in realtà non si sono vaccinati per niente, televisivi, e questo sta a dimostrare la gente non gli fregava il cazzo, no, appunto, e c'aveva altri principi, altre motivazioni, la crisi del sistema, perché il sistema, quando te dicono sì, ma poi non gli frega niente, vuol dire che il sistema è in crisi, perché non ci crede più nessuno alle cazzate di quello che dicono, di quelli che dicono queste cose, hai capito? Sta esplodendo le false vaccinazioni dei vaccinati. Implodendo, implodendo va ancora meglio. Malgrado la difficoltà di considerarle separatamente, nella Chiesa ortodossa russa sono individuabili tre distinte tendenze. Nei riguardi di quest'ultimo, che è lo spazio canonico russo,
e l'intero mondo ortodosso, nei riguardi di quest'ultimo il patriarcato di Mosca si considera depositario di una leadership spirituale e politica ereditata da Bisanzio. Si considera depositario di una leadership spirituale e politica. Bisanzio, ricordiamo che è l'altro nome di Costantinopoli. Sì. La Bisanzio, che però è quella medievale, diciamo così. Ecco. Perché... Vabbè, comunque sia, si dice che il cristianesimo è nato, si è sviluppato a Costantinopoli, lì ci ha avuto le più grandi, i più grandi concili, certo. Perché i vari concili in si Turchia, svolgevano in, Turchia, diciamo. Sì, si svolgevano in paesini lì vicino, perché, e quindi perché il, a cominciare da Costantino Nicea, è a due passi, è lì, è una borgata, è a due passi, perché l'imperatore voleva sempre controllare, certo, la nascita dei dogmi. Non essendo cristiano, neppure ortodosso, anzi molto probabilmente era osservante del dio Mitra. Esattamente, giustamente. O vero dio sole. Sol Invictus. D'altronde... Sono due diciamo, ramificazioni della stessa ideologia. D'altronde lo stesso papato, certo, ha usurpato la parola di Mitra. Certo. Esse sono state valorizzate... Basta vedere... La vestizione del Papa, gli abiti che porta il Papa, il pastorale del Papa, esatto, la testa, in testa c'ha, che cosa c'ha in testa? Il tricorno, ma meglio ancora, la mitra. Sì, c'ha la mitra, che si chiama come il dio Mitra. È chiaro. Ma c'ha anche le tre corone, sì, ma a parte quello, ma c'ha pure il vestito. Il vestito del Papa all'inizio era quello che usava, ma se lo mette anche adesso, il pater, con tutte le stelle, la luna, i mondi, i pianeti dorati sul e il bastone a cui si appoggia sul blu, è il bastone del pastore sul blu del diciamo, intero del vestito, certo, dell'abbigliamento, della casacca, diciamo così, ecco. Quindi esse sono state tutto usurpato, tutto sottratto al vecchio pensiero e tanto vero che i popoli si identificavano con queste immagini, certo, mica il cazzo se ecco perché hanno, all'ideologia. Le hanno adottati, perché hanno semplicemente mantenuto l'apparenza esterna uguale. Esattamente. Per i popoli che venivano andando a, a inserire in queste, diciamo, manifestazioni esterne concrete teorie e teoremi e concettuali diversi. I popoli che affluivano a Roma se ne fregavano assai se al posto dell'imperatore c'era questo che si chiamava Papa, cazzo gliene fregava. No, vedevano uno vestito in un certo e poi, modo. A Roma il Papa non si è chiamato Papa fino a Teodosio, sempre, sì, ricordiamoci, attorno al 400 d.C. Esse sono state valorizzate dal presidente Putin e lo saranno anche dal suo successore Medvedev. La terza è una tendenza geopolitica esterna, convergente con quella del Cremlino e collegata alla solidarietà ortodossa e soprattutto al mito della Terza Roma, cui fanno diretto riferimento le dottrine slavofile che... le dottrine sia slavofile che eurasiatiste, ovvero sia le dottrine eurasiatiste fanno comunque, a parte il fatto che l'Eurasia è una realtà geopolitica indipendentemente da altra cosa, inconfutabile, da altre considerazioni, però le dottrine eurasiatiste, cioè le dottrine che vogliono l'unificazione dell'Eurasia sotto Mosca, ricordiamoci che fanno tutte riferimento alla Chiesa ortodossa. Ricordiamoci che nel 1200 un certo Temujin è arrivato dalla Mongolia alla Polonia in un anno, sì, andando a cavallo. D'un camel. A cavallo d'un cavallo. No, dei cavallini mongoli, quelli che andavano come una saetta. Comunque. Sì, sì, sì. Addirittura quelli mangiavano e dormivano sul cavallo. Esatto. E mangiavano la carne frollata con i vermi sotto la sella. Perfetto.
Qui tra l'altro e hanno inventato lo yogurt, cioè lo yogurt già c'era, ma loro l'hanno divulgato. All'epoca era il latte marcito. Certo, certo. E allora a tutt'oggi si dice che quelle popolazioni campano a lungo perché prendono lo yogurt. Certo, e io ti devo dire che mi mangio gli interi barattoli così dei yogurt. Pure io, da 500 grammi. Oh, il pensiero indispensabile, la politica e la bioetica, dovremmo leggere qualcosa anche di questo. Però c'è un altro aspetto, e quello voglio leggere. La definizione di Pushkin, ricordiamoci che Pushkin, assieme a Dostoevsky e a Tolstoi, è stato i più grandi romanzieri mondiali. Poi la Russia vede in Pushkin non solo russi. Il suo Dante, comunque sono affari loro, non mi interessa. La gerarchia ortodossa parla di proselitismo cattolico in Russia, critica l'attività del Vaticano in Ucraina. Vedete, cari amici, che questo, le cose... Questo libro è del 2008, ricordiamolo sempre. Vedete che i conti tornano sempre. Critica l'attività del Vaticano in Ucraina, ma è ben più disposta al dialogo religioso di quanto non lo siano il clero locale e le masse dei fedeli, è ovvio. La messa celebrata nella Basilica di Notre Dame a Parigi dal patriarca Alexei II, la dichiarazione del metropolita Kirill, secondo cui Kirill è quello di oggi, certo, che c'è ancora. Cirillo. Secondo cui il canone ortodosso che vieta una preghiera comune con gli eretici non va applicato nei confronti di cattolici e protestanti, hanno provocato un serio imbarazzo e un senso di dolore. Questo è stato un tipico commento alla visita che il patriarca ha fatto in Francia nell'ottobre del 2007. Ricordiamoci che all'epoca c'era la distensione con la Russia putiniana. Tuttavia, questa distensione copriva l'assedio che lor signori, ovvero sia il potere economico-finanziario occidentalista con sede a Washington, stava facendo nei confronti del rivale eterno, che non c'è bisogno di andarsi a inventare delle contingenze. Il rivale è eterno. Un commento condiviso da ambienti conservatori attivi e influenti nella Chiesa ortodossa. Circa due secoli fa, Aleksandr Pushkin definì il governo russo l'unico europeo della nazione. È una definizione che può servire ancora oggi da metafora per indicare che il governo russo è costretto a muoversi portandosi dietro un pesante fardello di tradizioni, usi, abitudini e costumi popolari ereditati sia dai tempi dello zar sia dall'epoca sovietica. La stessa cosa vale per il patriarca e per quanti lo circondano. Il fardello c'è e non esiste altra via d'uscita che dare tempo al tempo. Nessun tempo. La Russia ha reagito all'assedio e noi sappiamo perfettamente che ha ragione. Dopo 10 anni di tentativi di compromessi. Esattamente. Ricordiamoci che quella che è fatta passare come periodo aureo della pace dopo la guerra fredda, in realtà era una stasi, una forma di ristagno, ristagno è la parola che dovuto alla temporanea e momentanea tentativi andati a vuoto per cercare di trovare soluzioni appunto a mediazioni all'attacco da parte dell'Europa atlantista nei confronti delle economie altre e poi adesso invece questa reazione dell'Eurasia, in particolare della Russia, ma anche della Cina e dei paesi asiatici, e anche stanno rivolgendo la loro difesa, la loro resistenza
a quell'attacco oramai secolare che gli Stati Uniti e l'Europa, gestita da questa genia di mafia mafiosa e, come si dice, l'hai detto te prima, massonica. Massonico-mafiosa. Ecco, massonica-mafiosa, che porta avanti un progetto, diciamo, di controllo economico e politico mondialista, a cui sta facendo barriera appunto l'asse russo-cinese. Esattamente, che sarà sempre comunque, chiunque possa pensare. Prima era che solo la Cina, russo, esatto, al sistema che la europeo, Cina si possa sganciare. Adesso agli Stati Uniti e all'America messi insieme c'è la Russia e la Cina che già... E la Turchia che dal 2008... stanno tentando di rabberciare il sistema, diciamo, che sta andando alla deriva, incontrollabile, da cui può scaturire qualunque cosa, anche una guerra atomica, non esatto. Ce la ricordiamo mai. Quindi ecco il tentativo che faceva Putin e la Russia nel 2008 fino a due anni fa era quello di cercare di trovare soluzioni all'oppressione, fra le altre cose, che subivano le genti russofone in Ungheria, in Ucraina e in Polonia. Quindi noi sappiamo perfettamente come stanno le cose. La risposta, io l'ho sempre detto, io avrei reagito prima, molto prima. La risposta di Putin è stata forte, ma solo dopo aver visto era persa ogni possibilità di compromesso. E quando noi parliamo di che cos'è la pressione del mondo occidentalista, facciamo vedere questo libro. Chiaro? Ecco che cos'è la pressione del sistema mondialista. È Soros, la speculazione finanziaria. Qui abbiamo una conclusione abbastanza importante. George Soros e la guerra in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022 in Europa ha rifatto irruzione la storia. L'intervento armato russo in Ucraina ha risvegliato paure antiche e messo i popoli di questa porzione di mondo di fronte a una grande rimossa, la guerra. Dalla memoria collettiva avevamo cancellato da tempo il bombardamento occidentale alla Serbia e a Belgrado del 1999, propugnato da quello stronzo Massimo D'Alema. Esatto. Che adesso continua a presentarsi come, a romper cazzo, sì, come trafficante di armi, sappiamo perfettamente qual è la sua origine. Ricordiamo che il signor Massimo D'Alema è talmente figlio di puttana che è il maggior azionista delle cosiddette tombole legali. Sì. Come si chiama? Non mi ricordo mai. Sì. Di quelle che oramai ce ne saranno circa un migliaio in Italia, dove la gente va a rovinarsi o a finirsi di rovinare, buttando i soldi al gioco, sperando nel sogno di guadagni di arricchimento facile. Dalla memoria collettiva avevamo cancellato da tempo il bombardamento occidentale alla Serbia e a Belgrado del 1999, cui partecipò l'Italia, guidata dall'ex comunista Massimo D'Alema e dal ministro della difesa Sergio Mattarella, ora bipresidente della Repubblica. Sappiamo esattamente quali sono le origini occidentaliste del Mattarella, l'abbiamo descritto tante volte. E lui cerca in tutti i modi di farsi dimenticare la sua presenza, cercando e di la far sua discendenza che, soprattutto. Sì, cercando di far dimenticare le sue precedenti espressioni di carattere politico, e ricordiamoci che lui era ed è il protettore della Sicilia mafiosa. Dimenticato il carnaio jugoslavo degli anni 90, stavolta si fa sul serio. Si è mosso l'orso russo, ferito dal continuo avvicinamento ai suoi confini della NATO, l'ex alleanza difensiva antisovietica, il cui baricentro doveva essere il Nord Atlantico. Gli USA nei confronti della Russia
hanno lo stesso io approccio. Voglio vedere quando ci danno le armi. Prima o poi ce le dovranno dare, Ma, ma io ci credo poco. Ci saranno tali e tanti trattati sopra. E ricordiamoci sempre che il Vaticano è il più grande investitore nelle armi. Tant'è vero che adesso il Vaticano, che ha ritirato i suoi investimenti finanziari nelle fabbriche di armi per proiettarsi in altre attività di carattere speculativo, e io ricordo che circa 15 giorni fa è uscita la notizia, subito rientrata, di questo spostamento degli investimenti finanziari del Vaticano, beh, il Vaticano sicuramente... Oh, ricordiamoci che il Vaticano, attraverso le banche che controlla, non lo IOR, ma le banche che nessuno sa che sono di proprietà del Vaticano. Del Vaticano. Cominciare dalle Unicredit. Esatto, e anche San Paolo. Sì. Allora, tutto questo è funzionale al controllo finanziario del mondo economico mondiale. Questa, diciamo, operazione che svolge il Vaticano è sempre in ambito mondialista, non è un'operazione così casuale e momentanea di qualche spicciolo qua e là, cioè gestisce e controlla in maniera determinante la finanza internazionale e quindi anche per esempio quella della farmaceutica o dell'elettronica, esatto, o delle telecomunicazioni. Noi sappiamo per certo, io ci ho lavorato 18 anni nelle telecomunicazioni, so di società tipo, so se avete mai sentito parlare di società che si chiamano Interroute, è una società che gestisce 16.000 chilometri di cavo della dorsale europea, non di quella italiana, della dorsale europea, che sono come minimo 1 milione di fasci di raggio, di fibre ottiche a raggi laser. Questo per dire che il Vaticano, attraverso le sue controllate, può sapere tutto di noi e di più. Tutto e di più, perché tutta la comunicazione passa attraverso... Perché prima non avevo lì, non era il Vaticano, non era la patria degli spioni. Ma no, ma a parte quello, hanno istituzionalizzato la delazione. Appunto. Il peccato originale, primo, ma poi secondo, il pentimento, no? Sì. Come, la confessione. Ma li mortacci vostri, la confessione. Dove le beghine, allora come oggi, vanno a raccontare tutte le questioni dei paesi. Allucinante. Vabbè. No, ma il bello è che la confessione fino al 1000 dopo Cristo non esisteva, tanto per dirne una. Certo. Non esisteva l'istituto della confessione. Ma che cazzo sei che io ti devo dire le cose che ho fatto io? Se sei un Dio buono, come in realtà il Dio cristiano non lo è, e neppure meno ancora quello ebraico, e neppure quello arabo. No, ma il bello è che questi continuano a raccontare un sacco di cazzate, che il cristianesimo è il superamento, no, della cattiveria del Dio ebraico. Ma chi se ne frega? No, ma noi non, abbiamo una, ma non è un'altra manco religione. Ma non è manco vero, perché anche il Dio ti punisce, Dio non è che ti assolve e basta, ti fa fare i pentimenti. Esattamente. Quindi paghi gli oboli, paghi... Fai un'offerta e pentiti. No, a parte fai un'offerta. Fai un'offerta e sarai perdonato. Ma che facevano? Fai un'offerta che facevano e andrai in paradiso. Che facevano i re? Venivano all'anno santo e poi pagavano. Che pagavano? Pagavano il Papa. Che pagavano? No, c'erano le indulgenze. Ah, beh, certo. L'indulgenza non è che te la dava gratis il Papa. Pagavi, gli davi un sacco di soldi. No. E chiedevi poi... i soldi. Chiedevi i soldi in prestito agli finanzieri ebrei, sì, i quali si facevano pagare gli interessi su quei soldi. Certo. Poi con quei soldi pagavi i preti per andare in paradiso, dopodiché erano tutti contenti. Quindi il conto era pareggiato. Esattamente, amici come prima. Allucinante. E il bello è che la gente ci crede, certo, ancora oggi, con tutte le possibilità di informazione, di comunicazione, di conoscenza. Non servono a niente. Non c'è un cazzo da fare, la gente ha il cervello triturato, esatto, e non è più capace di concepire nessun concetto. Per questo quando noi diciamo che sta venendo alla luce la truffa di tanta gente che si è fatta passare per... vaccinata, in realtà non si è vaccinata, ha pagato qualche medico che gli desse compiacente, esatto, compiacente,
e si è giustamente l'hanno pagato, che gli desse il certificato falso, e sta venendo alla luce questo, il che significa nella sostanza che la maggioranza della popolazione palle raccontata da questi non signori c'è caduta non nel c'è tranello. Caduta, va bene, proseguiamo, arriviamo alla fine. Gli USA nei confronti della Russia hanno lo stesso approccio geopolitico dell'impero britannico, è vero, certo. Sono la stessa cosa. La sterminata nazione è nemica in quanto parte fondamentale delle due aree geografiche di controllo del pianeta, l'Heartland e il sottostante Rimland. Più di recente si è aggiunta la cosiddetta dottrina Brzezinski, di cui io ho già parlato ieri, più di una volta, abbiamo parlato, essenziale per sottrarre alla Russia il rango di potenza mondiale. L'intervento armato di Vladimir Putin dopo 8 anni di guerra nel Donbass e dopo il colpo di Stato del 2014 ha improvvisamente rovesciato il tavolo. Lo scenario è fluido e da esso dipende una parte importante del futuro. La pace e la nostra possibilità di ottenere energia a costi contenuti dalla Russia. Sullo sfondo, tra le altre variabili, la possibilità che il gas naturale liquefatto americano, GNL, estratto con la devastante tecnica della fratturazione idraulica, sostituisca almeno in parte le forniture russe. In tutto questo George Soros ha i suoi interessi economici e politici. Ricordatevelo, signori, perché, cari signori, George Soros è colui che comanda realmente negli Stati Uniti. Condannato a morte in Indonesia, in Malesia e in qualche altro Stato. Quindi meglio che non ci mette piede, non ci mette più piede. E tant'è vero che provocatoriamente i soci di Soros hanno fatto proprio un convegno in Malesia, provocatoriamente contro il governo malese, ma l'hanno potuto fare perché sono andati in una zona che era una zona internazionale, coperta e protetta, per cui la polizia del governo malese non ha potuto metterci le mani sopra, se no li avrebbe impiccati. E ve lo auguriamo, cari amici, ve lo auguriamo, in nome della bontà cristiana. Vabbè, tralasciamo altre considerazioni che sì. Sarebbe da fare. Ma comunque, un seminario sì. Costante. Lo faremo. No, ma proprio gli strumenti in eterno, ad libitum proprio. Gli strumenti culturali ce l'abbiamo. Va bene, allora, sempre ricordandoci di onorare il grandio Priapo, sempre so long. Sempre. Detta all'americana. Diciamo in latino. Allora, aspetta un attimo, fammi vedere quanto abbiamo durato. 100... No, una 40, 50 minuti. Sì, va bene. Bene. 60